Buongiorno agli ascoltatori di Radio Esmeralda. Oggi parliamo di un tema molto interessante. Lo facciamo insieme allo scrittore Alessandro Bartolomeoli, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Dicevo, tema interessante, parliamo di attualità, di uno dei casi che hanno fatto più parlare per quanto riguarda le cronache, purtroppo cronache nere italiane. Sto parlando del caso del mostro di Firenze, tra l'altro, ecco, non ancora ufficialmente chiuso perché esistono ancora tante incognite in questo caso. Lei proprio su questo tema ha scritto un libro dal titolo Qui Prodest. Come mai la scelta di parlare proprio di questo tema? La scelta ovviamente deriva da un mio interesse particolare. Io mi sono sempre interessato, sin da ragazzino, diciamo, di storia contemporanea e di eventi comunque sia legati in qualche modo alla parte, quella che io definisco oscura della storia. Ho deciso di intitolare questo libro Cui Prodest, no, dal detto latino a chi giova, proprio per sottolineare il tema trattato, quindi diciamo la narrazione del libro e ora dello spettacolo teatrale. Cioè, a chi sono giovati sei casi ancora irrisolti di stragi e soprattutto a chi ha giovato il caso del mostro di Firenze. In questi ultimi anni io mi sono sempre confrontato sia con gli avvocati che si sono susseguiti in queste vicende, sia anche con diversi procuratori, e da lì è venuto fuori il tutto, perché il male come il bene giova sempre a qualcuno, e quando un episodio rimane nascosto e si vuole a tutti i costi far rimanere nascosto, è perché qualcuno ha interesse a far sì che rimanga appunto nascosto, e quindi di conseguenza giova a qualcuno. Chi è questo qualcuno? Uno può definirlo magari un'entità nera, non so, un'entità misteriosa, però c'è sempre qualcuno che trae beneficio purtroppo anche dal sangue di vittime innocenti. Da questo libro è nato anche uno spettacolo inchiesta che andrà in scena lunedì alle 21 al Teatro del Titano di San Marino e verrà poi portato anche a Napoli, in altre piazze italiane, in giro appunto per il paese. Come mai Et in Arcadia Ego, questo titolo? So che ha una storia anche questo. Sì, Et in Arcadia Ego era il titolo che avevamo deciso l'anno scorso di presentare a Roma al Teatro Agorà, e è andato in scena con questo titolo, Et in Arcadia Ego, tratto proprio da un dipinto del Guercino. Questo non è una scelta casuale, perché il dipinto del Guercino, quindi un dipinto pastorale, un dipinto idilliaco, ma in questo idillio esiste la morte. Quindi abbiamo ritenuto importante quella volta dare proprio questo titolo. Mentre in realtà in questa occasione del 18 aprile il teatro prenderà il titolo proprio dal mio libro, che si intitola appunto Cui Prodest. Per quanto riguarda la decisione di portarlo in scena, in teatro, c'è il problema: oggi in Italia anche il teatro è morto, quindi è stata una sfida portare delle tematiche importanti a teatro attraverso soltanto due persone che, dalle prime battute fino all'ultima, piano piano riveleranno alcuni episodi importanti rimasti nascoste, e anche per facilitare la gente che magari non si è mai accostata a certe tematiche, presentarlo in maniera da facilitare e da incuriosire le persone, e quindi magari possono andare anche non soltanto ad acquistare ovviamente il mio libro, ma anche altri libri che trattano proprio di questi argomenti. Quindi diciamo che è una cosa, un'idea diciamo accademica, quindi per accostare le persone a certe tematiche che oggi come oggi sono un po' messe sotto i tappeti, capito? Come si nasconde la polvere. Prossimo passo, il libro, lo spettacolo, ci sarà anche un film. Sì, questo è una cosa molto molto importante. Creare un film da un tema così ampio come quello dell'accostamento delle stragi al mostro di Firenze, perché il mostro di Firenze, ricordiamoci, che faceva parte assolutamente della cosiddetta strategia della tensione. Questa è una sfida veramente veramente grande, e è una sfida che ha deciso anche il produttore, che si sta
sta lavorando proprio alla realizzazione di questo film, e vediamo che cosa ne verrà fuori. Io spero sicuramente, sono sicuro che porterà tanta curiosità, e fondamentalmente è quello che voglio io, portare la gente a chiedersi e a domandarsi del perché di cose che fino adesso magari non avevano mai pensato, non si erano mai accostati. Benissimo, non ci resta che invitare i nostri ascoltatori lunedì alle 21 al Teatro del Titano di San Marino per assistere a questo spettacolo Eti in Arcadia Ego. Io ringrazio a questo punto lo scrittore Alessandro Bartolomeoli per essere stato con noi oggi, grazie mille, buon proseguimento di giornata e in bocca al lupo per lo spettacolo. Crepi, buongiorno, arrivederci.